frutto di arancia. Ma tutta la frutta killer, no? Ribadiamo, qual è la frutta killer? La frutta killer, diciamo, sono gli agrumi, nella loro generalità, e poi anche il kiwi e l'ananas. Io metterei anche, diciamo, con i frutti acidi che ho assaggiato in Brasile, sono stato anche in Centro America, la cerola. La cerola è quasi una... insomma, cioè... La guanabana. Sì, quello verde, tutto spinoso mi sembra, che è poco, c'è poppa dentro. Fa un profumo, fa un po' rosa dentro. Allora forse stai parlando del durian. È frutta latinoamericana, frutta più classica. Ah, perché anche il durian è un altro frutto di quelli che puzza, che è una bellezza. Puoi capirlo perché... Ma guarda, di frutti tropicali... Ma ce ne sono casi di frutti tropicali. Però a me sinceramente che ho assaggiato tutti questi, tipo il zapote, il tamarindo, ne ho assaggiati vari, che adesso non mi ricordo neanche il nome di questi frutti, dal punto di vista gustativo, forse perché io sono impostato a bere dalla mattina alla sera, forse anche per quello, non trovavo molto di gradimento. Non li trovo molto di gradimento. Quindi è chiaro che io essendo impostato. Tanto c'è la crepe dietro, Come? Il mango e la papaya sono dei frutti dolci, però leggermente acidificati. Il maracuyà. Sì, sì, poi c'è anche il frutto della passione. Sì, il maracuyà è acidissimo. Il frutto della passione è leggermente acidificato, però è molto glucogeno. Cioè molto glucosa. Come anche i gelsi. I gelsi sono dei frutti che hanno il 95% di glucosa. Il gelsi. L'altro dei gelsi, non li conoscete. Ah, gelsi. I gelsi. Sono pompe di glucosa. Diciamo che sono buoni, molto, sono buonissimi, e condiviso, va bene. Anche i lamponi sono. Anche i lamponi? No, no, sì, la frutta di molto è a confine con l'acido, ma va benissimo, va benissimo, no? Basta che ti ricordi, agrumi, ananas e kiwi, frutta kill, esatto. Vai a vedere i papole. Anche le fragole sono leggermente, un po' di più delle leggermente acidi, però vanno bene, diciamo. La fragola è una derivazione dei frutti di bosco. Le piante? Le piante? Ma se, non è frutto. No, ma quelle le puoi mangiare in fase vegan, capito? In fase vegan te le puoi mangiare le verdure. Cioè, se tu sei in fase vegan, ti fai un MDA vegan, va benissimo. Cioè, dopo la fruttortaggio, metti anche la verde, il verde. No, non credo, quella aromata. Ma sempre in fase vegan va bene. Guarda, sono proprio il problema minore, il problema più grosso sono i semi, i legumi, i prodotti animali, cioè quello è il problema. Quindi aromatiche, verdure sì, sono tossiche, ma cioè 100 volte meno rispetto a semi, soprattutto alimentare hai, soprattutto i legumi, anche le verdure sono, soprattutto i legumi che i vegani ne abusano, sono iperproteici e sono estremamente dannosi anche quelli, non parliamo di seitan, tofu. Le fasi di transizione durano dei periodi? Guarda, è sufficiente un mese per ogni fase, per esempio è sufficiente un mese per la fase vegan, la fase onariana la puoi eliminare anche da un giorno all'altro senza problemi di salute, in moltissimi l'hanno fatto, l'ho fatto anche l'unica cosa è la fase vegan, sì, è meglio che la tieni per un mese, magari se sei abituato a mangiare di tutto, passando dalla pasta e dal pane col glutine, passi alla pasta e il pane senza glutine, poi passerai alle patate, poi alle patate, che è un tipo di patata che ha ancora meno amido della patata, per poi passare finalmente alla banana, che è l'amido migliore, l'amido della frutta. La transizione migliore sarebbe questa. I tempi poi sono anche relativi da persona a persona e non dobbiamo dimenticare che viviamo in una società di, è brutto dirlo, ma di drogati, perché come abbiamo visto quello che noi consumiamo normalmente, che chiamiamo cibo, non è cibo, è una vera e propria droga che causa una tossicodipendenza, con una, è come cercare di smettere di fumare nella sala per fumatori, è molto difficile se non quasi impossibile, per questo dobbiamo cercare di coinvolgere gli altri nel seguirci in questo percorso, perché da soli non ce la possiamo proprio fare. Guarda che in questo momento, ecco, qua la mia la stella polare. Ci sono domande? Qua. Allora, beh, comincio a dire, veramente ho qualche dubbio, vedo che ad esempio molti frutti non vengono trattati nello specifico, come ad esempio questa è la papaya o il mango, ma fa niente, vedo che c'è poco tempo. Noi intendiamo, li raggruppiamo tutti nella frutta dolce, perché sono tutti leggermente acidificanti. Esatto, ma ad esempio il mango fa parte della famiglia del pepe, ad esempio che ha delle sostanze che non vanno più di bene.
Tutti i frutti dolci hanno delle sostanze che non vanno bene. La papaya è il tipo di tipi che mangiano le proteine, come il kiwi, caratteriglia, la papaya, non è quello. Se poi vai a sperimentare, che la sperimentazione deve partire da sé, non è quello. Ve lo fa un esempio. Ad esempio, voi parlate molto di simbiosi tra pianta e individuo, no? Ad esempio, l'olivo viene detto che è molto difficile che può germinare. Questo non è vero, che poi vai a vedere, c'è un uccello che lo mangia e tramite che il suo intestino può germinare, perché i rumeni delle seme vengono... Sì, vengono attivati. No, vengono, diciamo, lavorati, no? E quindi è più facile per il seme germogliare. E quindi, ad esempio, ci sono dei frutti in cui noi dovremmo aiutare il frutto a germinare. Io, ad esempio, con il melo, non vedo come noi, mangiando il frutto... L'ho spiegato prima questo. No, esatto. Io non vedo come il motivo perché noi dovremmo lanciare una mela. Io mangio le ciliegie, ad esempio. Ah, lanciare il motivo di Dio. No, io mangio le ciliegie, tu l'albero. Mangio la ciliegia, butto il nocciolo per terra. Cioè, non vado a lanciarlo alle ciliegie. Questo lo farebbe anche l'albero. La ciliegia è un frutto specie specifico per l'albero. Lo so benissimo. La mela. In un ambiente con i nodi. La mela nasce in Kenya, nella valle di 800 metri d'altezza, dove è nata la specie umana. Io con le mie argomentazioni sono arrivato comunque in un'altra parte, ma comunque sempre in un ambiente con i nodi. Assolutamente, 800 metri d'altezza. La mela è un frutto che si propaga molto facilmente per questo motivo, perché la sua forma gli permette di rotolare. Il discorso è che la rinfale è una palle, quindi non può nemmeno rotolare. L'unico animale che vediamo che è in simbiosi con la mela, per esempio, questa è l'orso in Kazakistan. Ma l'orso in Kazakistan mangia tutta la mela e poi la va a defecare da un'altra parte. Comunque, la mela del Kazakistan non è la mela. La mela del Kazakistan non è neanche una perché ci sono talmente tante. No, il malus siviasi, quello che cui parli tu, che è stato trovato in Kazakistan, non è il malus comunis a cui ci riferiamo noi. Il malus comunis è quello della mela originaria. Va bene, ma anche per tutti i frutti che la mela starza, ma non dico la mela starza, ma la pesca che ha domesticato, cioè il palese, cioè una pesca. Ma non ci interessa questo perché non è specie specifica per noi. Va bene, anche la mela. La mela per i consumatori fruttosi, forse non abbiamo risposto bene prima, è più ancora la star, è più ancora del fruttosio. L'uomo va a glucosio. Può anche essere che la star non sia la mela originale, ma è la mela più simile a quella originale. Ok, allora si può dire quello. Sì. Potrebbe... Poi io sempre so che la Fuji ha la Fuji è acidificante. È leggermente acidificante, va bene, non so acidificante e alcalinizzante, ma già stato prima l'argomento, ma ha più fruttosio della star. No, non è vero. Poi mi sono argomentato, ho guardato. Anche noi siamo argomentati. No, ok, allora potremmo. Ci scriviamo a fonte. Sì, no. Certamente dopo ci scambiamo, non è un problema. Ci sentiamo magari via Facebook? Tu hai un account Facebook? Sì, c'è un account Facebook. Non lo diciamo. C'è un account Facebook. Cioè tu dici che ha più fruttosio della stampa. Sì, ma non è che io credo nella Fuji o quello che sia. Stai dando informazioni. Io penso che ci siano tanti argomenti ancora che non siamo arrivati, per dire, sarebbe un continuo studio per me. Molte cose che dite per me trovo. Infatti siamo tutti in fase sperimentale. Esatto. Il problema è che nemmeno l'università fornisce, pensa, da 7 miliardi e mezzo di persone sul pianeta, dice che siamo onnivori. Noi la prima cosa che dovremmo fare è chiedergli quali sono le evidenze, no? Sia teoriche non ce l'hanno, ma sia pratiche, non ce l'hanno almeno quelle pratiche, perché il mondo è pieno di ospedali, ogni ospedale è pieno di gente, cioè, quindi non ci danno né basi teoriche né basi pratiche, quindi siamo lasciati completamente soli, ognuno di noi, per sperimentare. Quindi tu pensa, noi che siamo, magari abbiamo fatto un percorso più lungo anche voi, no? Cioè, stiamo adesso dibattendo infatti sulla punta della piramide, se la punta è proprio a sinistra o la punta è proprio a destra, quindi è ovvio che stiamo parlando di un pelino, no? Quindi, però l'importante è che siamo d'accordo sulla base, no? E poi per arrivare lì, poi quando abbiamo il campo della frutta,
No? L'importante poi lì ovviamente adesso stiamo. E quello è il campo della frutta. No, ecco, ma andiamo al campo della frutta. E genera vita. Allora lì praticamente ci possiamo scambiare ancora le informazioni perché tanto all'università non dico sanno niente, no? Quindi alla fine l'unica cosa che posso dire io sono dal 1989 che faccio esperimenti, quindi sono 27 anni. Nell'89 c'erano migliaia di fruttariani in Italia. L'ho visti tutti, uno per uno. Allora tu dimmi se oggi di quei migliaia tu ne trovi ancora uno fruttariano. No, ma certo. Tutti, ma però qualcuno c'è ancora, qualcuno c'è ancora, no, perché non dico appunto, perché qualcuno c'è ancora, ma sono quelli che mettevano solo a base mele la loro alimentazione. Tutti gli altri li ho visti fallire uno a uno. Cioè se non metti la mela quindi io mi baso tutto sui fatti, vengo da ingegneria, se vedo i fatti, la verifica sperimentale, cioè. Adesso sento tante teorie dette da persone che sono 3 anni che provano, che sperimentano, contro i 27-30 anni che non hanno mai visto un frutteriano di loro oltre se stessi e sento tutte le teorie del mondo. Fate una statistica, andate a vedere migliaia, girate il mondo, andate dei raduni fruttariani, migliaia, dovete vederne migliaia. Poi quando vedete che tutti quelli che prendono frutta acida hanno tutti i problemi ai denti, hanno le ossa bucate, cascano i capelli, hanno la pelle acida, eccetera, e mangiano a base di agrumi, kiwi, anastri, ripetiamo, stiamo parlando di errori di fruttarismo, allora ti accorgi che non è una teoria, è proprio un fatto, non è vero. Poi quando vedi quelli là in MTA, se uno lo fa bene, la frutta acida sì, ma sono arrivato per conto mio che sì. Ma anche la frutta alcalina mi ha creato dei problemi che sono addirittura più gravi. Infatti non c'è infatti non bisogna cedere anche per la prendere con le amine, ho detto sì. La banana e il pomodoro ce l'hanno poi di lì. No, la banana e il pomodoro c'ha 10 contro 60, cioè 6 volte di meno. Più della carne o della sì, più della carne, però è un fattore importante, però la carne la mangi insieme a tantissima altri cibi. Sì, ma va bene, tu quindi magari con un'alimentazione un determinato come? Con l'ultimo che questo approccio di arrivare alla dieta nel senso di togliere cibi e inserirne altri, no? Come ad esempio vegetariano può mettere il tofu, se ne so. Mettere la frutta alcalizzante è un po' come sostituire i fagioli dalla carne. Sì, infatti è tutto questo equilibrio. Questo annulla un po' i miglioramenti che si hanno. Beh, guarda, è come. Per quello non chiamare, non ti viene la perdere. Diciamo che infatti è una gratuità. Non puoi passare da tossine 100 a tossine 0. No, certo, quindi devi mettere delle tossine. È importante raccontirlo, io dico solo che è importante. Perché molta gente, io ho cominciato a detto con voi, ma poi ho dovuto sperimentare e capire che non era solo lì, ma per me è semplice così. Quello che è. Comunque, bisogna sperimentare per la cosa stessa. Chi è che. Comunque, guardate come deve bruciare, siamo al top. Secondo io non ho toccato il computer, si è fermato da solo sulla vera stanca. Chi è che. Cinzia, brevissima. Sì, poi c'era qualcun altro. Volevo dire una cosa perché questo ragazzo ha detto che alcuni cibi, alcune frutte come l'avocado, avocado, pomodoro e non mi ricordo che cosa, gli davano fastidio. Anche io quando ho iniziato, sicuramente ero molto intossicata dagli altri cibi non adatti all'uomo, però adesso per esempio che non riuscivo a mangiare, proprio faticavo a mangiare la zucchina, gli spaghetti di zucchina crudi, come un po' di brividi, un po' di. Cioè, sono meglio quelli di cibo di volo. La zucchina per me all'inizio veramente non riuscivo. Ora mangerei solo spaghetti di zucchina crudi. Cioè, diciamo che volevo solo dire alle persone che vogliono iniziare di non fermarsi a una prima micro difficoltà. Cioè per dire, io magari pensano che una certa frutta non si adatta, non vada bene per loro perché in quel momento non la riescono a digerire bene, non la sentono. Però andando avanti, disintossicandosi, sicuramente le cose cambiano. Certo. Quindi dare tempo a se stessi di poter provare i benefici e provare a utilizzare questi cibi, questi frutti, più avanti, magari sicuramente le cose cambiano, non fermarsi alle prime difficoltà. Sì. L'importante è non soffrire troppo, cioè quando vediamo che veramente siamo.
freddo troppo, in realtà significa che ci stiamo disintossicando troppo velocemente, e quindi per esattezza ci stiamo intossicando. Come diceva Duncan prima, non possiamo essere onnivori e passare il giorno dopo a solo mele, dobbiamo effettuare la giusta gradualità, che è soggettiva, ce lo danno anche i nostri sintomi. Questo non toglie che comunque bisogna seguire un'impostazione scientifica che rispetti certi parametri base, come l'equilibrio acido-base e i ritmi circadiani di cui parlavamo prima. Per questo è importante a colazione mangiare solo mele, perché il corpo è in fase catabolica, sta eliminando i rifiuti della giornata precedente, per cui se andiamo a mettergli una brioche roviniamo tutto il lavoro di pulizia che sta facendo a pranzo. Siamo in fase anabolica, la fase di utilizzo delle risorse energetiche assunte il giorno precedente, e anche qui non avremo bisogno di nutrirci, per cui è sufficiente qualche mela o qualche frutta dolce. A cena, cioè dopo 12-13 ore che ci siamo svegliati, il corpo entra in fase trofica, cioè di assimilazione di nutrienti. Infatti in natura la specie umana mangerebbe una sola volta al giorno, intorno a quando tramonta il sole più o meno. Quello sarebbe la fase trofica perfetta per la specie umana, sì. Scusatemi se vi dico una cosa, a parte che fra un po' al massimo mi devo mangiare così verifichiamo. Vi volevo invitare, a quelli che guardano internet, eccetera, a mettere però un mi piace sul sito della nostra associazione. Quindi se avete la possibilità di farlo è www.26marzo.org. Okay. Su Facebook è punto it, non org. Punto it. Punto it. Vabbè, punto it. Il mi piace del battere punto it. Ripetiamo. Per... Sì, 26 marzo.it. No, hai detto prova. È punto it. 26 marzo. E su Facebook è 26 marzo. Ascolta calcio. Ok, ti ringrazio. Allora c'è la cena, gli ultimi interventi. Allora, per chi non lo sapesse, adesso tutto quello di cui abbiamo parlato, c'è la cena proprio fruttariana carpotecnica qui a, con dove si assaggeranno tutti i piatti che si sono messi prima. Tipo la mela, anche però quello. Non è la mela intera, ma è la mela quindi è diversa. A spaghetti. Giusto per darci, diciamo, sì, un gusto di essere. Potete spiegare le vostre competenze? Bene, direi che siamo in conclusione. Siamo in conclusione, però adesso andrai a fare la diretta della cena. Pure, no. Beh, almeno lo spaghetto. Vabbè, andrò a riprendere un pochino anche da. Bene, salutiamo Salvo Mandarà, no? Saluto. Movie Radio. Movie. Sono ed Apple Dave per Dogstone e quello. Bene, ci salutiamo da qua. Vediamo un attimino di prendere qualche. È sempre il simpatico, questo è Luca Lelli. Siamo Nicolas Cavallucci, sta anche su Facebook. Comunque ricordiamo che è uscita la sintesi, questa è la Parenza Bruno, ricordiamo che è la Parenza Bruno, abbiamo portato qui la sintesi. E stiamo preparando anche la bibliografia relativa. Comunque scrivete su Facebook a Nicolas Cavallucci, tanto lo risponde dopo 3 mesi. Giorgio sta ancora aspettando che ha chiesto di pubblico di ieri e non avete risposto. Bene, telecamere spente, sì. Bene, salutiamo i ragazzi. Io non ho capito, voi non siete fruttariani? Voi siete fruttariani? Ormai da quasi 2 anni. No, pensavo che fosse un'altra filosofia. No, invece fruttariani. Però indipendenti. Ah, indipendenti. Liberi pensatori. Sì. Liberi pensatori, ok. Allora, vediamo un attimino se abbiamo qualche... Qua abbiamo il banchetto dell'associazione. Prima abbiamo
salutato il segretario, qui abbiamo il vicepresidente. Buonasera, Roberto. Buonasera. Non sei ancora stanco? Sono morto se per questo, ho un braccio, vai. Abbiamo una come si chiamano quelli del sistema? Attivisti o associati. Vediamo un po' di gente. Andiamo un po' a sentire. Oh, abbiamo anche un politico. Non volevi fare le tre ore di riferimento. Infatti ne sto facendo quattro. Com'è andato questa? Molto bene. Ti è piaciuto? A cena, sì. Molto. Ti è piaciuto? Sì. Spero che mi piaccia anche dopo. Mi possa piacere. Soprattutto dopo. Qui abbiamo Manuela San Giorgi, la nostra consigliera comune, anzi, capogruppo. Sei arrivata adesso o sei arrivata già? No, io veramente sono arrivata adesso. Quindi non posso neanche chiedere come se ti è piaciuto o meno. No, adesso, menti, dai, proverò. Tanto come politico sai mentire. No! Tutti i politici mentono. No, io no. Dai, sono curiosa di provare queste verdure, questa frutta così insieme. Okay. Andiamo ad assaggiare. Okay, gli spaghetti li ho fatti io. Bene. Adesso andiamo di là, qui ormai abbiamo sgomberato tutti. Oh, i ragazzi mi sa che vanno a fare un viaggetto a piedi. Bene. Qui abbiamo un'altra allora andiamo a vedere in cucina com'è andata. No, guarda, è stata una delizia. No, è tanto una nerva, adesso stiamo andando verso il ristorante. Tra poco chiuderemo la diretta streaming. Allora, ecco, questo è il ristorante dove verrà consumata la cena fruttariana. Qui abbiamo Fabio. No, bisogna entrare di là, falli entrare di qua. Fabio, sto chiudendo la diretta streaming. Okay. Com'è andata? Sembra tutto perfetto. Tutto bene? Tutto bene. Ok, allora aspetta 2 minuti. Volevo intervistare un attimo velocemente la nostra cuoca. La nostra cuoca dov'è? Sei già libera? Non è ancora libera? È libera? Adesso aspettiamo un attimo che si liberi. Sto chiudendo la diretta, volevo farti una. Sei bellissima. Allora qui abbiamo. Dai, ma mi stavi riprendendo. Sei in diretta streaming. Ci saluti, dai. Ciao a tutti. Ecco. Io sono Lorenza. Lorenza, che è la cuoca della, filosofia fruttariana. Esatto. Quindi, dai un messaggio a chi vuole avvicinarsi sono a questa. Preparato. Sei impreparato. Guarda, allora facciamo così. Qui ci sono dei piatti. Vieni che mi dai, vieni. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo. Posso parlare davanti a 50 persone, ma davanti alla telecamera va benissimo. No. Qui abbiamo? Questo qui è una mela tagliata in un certo modo che risulta tipo fettuccina, condita con un sugo di albicocca e fragola. Oh. È per iniziare, un questo dolce. Questo per iniziare. Per iniziare, poi? Esatto. Poi dopo abbiamo un gaspaccio, che adesso qui, insomma, adesso. Però questo qua è un gaspaccio crudista. Che questo è quello che viene dopo quello? Viene che dopo sarebbe quello. Una è tipo una zuppa fredda spagnola fatta con pomodoro, cetriolo, peperone. Perfetto. Poi dopo a seguire abbiamo un'insalatona di frutta ortaggio che è questa qua. Ah, bellissima. Molto bello, io sono fame. Bravo, bene. Mi sarei già scucchiare io. Poi dopo abbiamo le polpette. Abbiamo le polpette. Aspetta, queste qua intingile pure, sopra e sotto, non troppo perché è molto saporita quella. Questa è un'altra cosa che sicuramente è squisita. Poi questa che cos'è? Una frittata. Ecco, questo qua
sarebbe una cosa rustica da mangiare tipo pane, fatta con solo il platano. Ah, quel famoso. Il famoso. Dovevo farlo a piedina, ma non abbiamo avuto. Siamo arrivati lunghi. Siamo arrivati. Poi abbiamo fatto al forno, che è buonissimo. Ma poca importanza, l'importante è che serve giù. Così è ancora più buono. Bene. Questi sono spaghetti di zucchina. Oh, bello. I famosi spaghetti di zucchina che abbiamo visto durante la cosa. Queste sono polpette, adesso sono ricoperte di sugo, però sono polpette che sembra carne. Aspetta. Che invece è? La base è sempre di platano e, e poi abbiamo melanzana, zucchina e peperone per insaporire. Perfetto, non vedo l'ora di provarlo. E qui abbiamo un minestrone. Questo è ragù? No, questo qua è un sugo dopo da aggiungere per chi lo vuole. Sì. Ok. Ed è tutta frutta. Tutta frutta. Frutta dolce, frutta ortaggio e frutta grassa. Brava. Ti ringrazio per questa bellissima spiegazione e adesso possiamo dire che non ci resta che andare a tavola. Esatto. Ok. Ci stiamo aspettando. Ok, andiamo a tavola. Ciao a tutti e vi invito a provare la cucina fruttariana, perché da quello che abbiamo ascoltato fa bene alla salute. Ecco, c'è anche la fila, fa bene alla salute e sicuramente fa bene anche al nostro pianeta e al nostro clima. Con queste immagini vi saluto e ci vediamo lunedì all'evento sul TTIP ai Cappuccini, sempre a Ivolo. Ciao a tutti.